Buongiorno a tutti ragazzi da Poker Starter 3. Oggi apriamo la confezione con di Anse. Vediamo un po' come andrà questa apertura. Allora. Oh, perfetto, qui c'è la promo. Con Pikachu c'è scritto Pokémon The Movie. Dovrebbe vedere bene l'olograficità, la lascio per ora dentro in questa plastica, poi ci penserò più tardi se lasciarla così o metterla in sleeve. Magari scrivetemi nei commenti secondo voi cosa è meglio fare. E poi vediamo i pacchetti che ci sono qui dentro. Qui intanto c'è questo foglietto che non ho assolutamente idea di cosa sia. Vediamo i pacchetti che ci sono dentro. Ah, bellissimi. Allora, vediamo se sono prima edizione. No, non sono prima edizione questi, ma va benissimo lo stesso. Quindi una bustina di X e una bustina di Y. E poi c'è una bustina di Wild Blaze e una di Furious Fist, che non so come si chiama l'espansione in giapponese. E queste invece sono prima edizione. Ottimo. Partiamo, io partirei quindi da quelle non prima edizione. Prendiamo questa. Non ne ho mai aperto uno neanche di questa espansione. Ah, forse avrei dovuto salvarla, vediamo se riesco. No, assolutamente no. Scusate ragazzi se perdo un po' di tempo. Niente, facciamo che l'apro così e hanno pazienza. Ok, partiamo subito con B-Sharp, Ponyard, Zora, Ekans e oh! Wow, Mega Venusaur X. Che fortuna, non è prima edizione, ma è bellissima. Wow, beh, direi che partiamo davvero bene. Lo metto subito in sleeve. Wow, ottimo. Che bella. Benissimo, la lascio qui. Passiamo a Y, se andiamo altrettanto bene anche con Y sarebbe grandioso. Dunque, Scolipede, Inkay, veramente bella, questo è Electrode, Voltorb, non mi ricordo la differenza, Solrock e... c'è qualcosa, ah, una holo, bellissimo. Questo qui è Aromatis holo. Veramente bella, non capisco. Ah, ecco, forse vedete meglio così. Perché così è troppo zoomato, sì. Veramente bella, ottimo. Metto in sleeve anche questa. Fantastico, quindi siamo a una Mega X e una holo, quindi 2 su 2. Passiamo a Furious Fist. Ah, qui c'è il fogliettino con Chespin e ma insomma, niente di che, non so leggere il giapponese. Dunque, Tyranitar, Hitmontop con Electabuzz, veramente bello, Plazol con Basken e oh, ok. Heracross X prima edizione. Abbiamo fatto finora 3 su 3. Wow, sono veramente fortunati queste confezioni. Devo dire che o sono io che ho beccato quelle giuste, ma ottimo. E andiamo con l'ultima, che
Wild Blaze, anche questa è prima edizione, vediamo se riusciamo a fare 4 su 4. C'è Charizard, speriamo che porti bene, magari un bel Charizard X, perché no? Dunque, Luxray, Skrelp, non mi ricordo bene, Sfeel, Graveler e oh, una Holo. Abbiamo fatto 4 su 4. Dusknoir Holo. Bellissimo, ragazzi, che fortuna. Adesso vi faccio rivedere il tutto. Wow. Dunque, abbiamo queste due Holo bellissime e una X e una Mega X. Veramente incredibile. Bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!